Salve, parliamo oggi delle tartarughe terrestri, più propriamente dette testuggini. Si differenziano subito in tartarughe esotiche oppure europee? Qui possiamo vedere alcuni esemplari di testuggini esotiche, come possono essere la Horsfieldi, questa grande tartaruga, con il carapace e il piastrone appiattito, le bellissime Geocheloni pardalis, con il carapace a macchia di leopardo. Tutte queste sono testuggini esotiche, pertanto dovremmo ricreare un habitat nell'allevarle che riproduce il loro ambiente. La temperatura dovrà essere costante di minimo 25, massimo 30 gradi e verranno pertanto mantenute all'interno di una teca. Con un fondo in trucciolo, in corteccia, mangeranno essenzialmente vegetali, lattuga, insalata, ma soprattutto anche frutta e verdura col pigmento rosso, della quale sono particolarmente attratte e golose. Le testuggini sono dei piccoli dinosauri in miniatura arrivati a noi dall'antichità. Hanno un carattere molto molto docile ed hanno anche un apporto psicologico capace di rilassare e tranquillizzare i loro proprietari. Per quanto riguarda invece le tartarughe europee, potremmo allevarle anche nel nostro giardino di casa. Sono la Testudo Hermanni e la Testudo Greca. Tuttavia, nell'acquistarle dovremmo valutare che abbiano il microchip identificativo, che certifica che le tartarughe sono nate in cattività e quindi sono vendibili, non prelevate in natura. Grazie, arrivederci al prossimo appuntamento con i nostri piccoli animali da compagnia. La compagnia che ci sapranno dare, appunto, anche queste belle testuggini.